Nel Medioevo, la malvagia regina di sangue Vivien Nimue scatena una piaga mortale in Inghilterra, fino a che Re Artù e Mago Merlino non la fermano decapitandola con Excalibur, per poi smembrarla e spargere i suoi resti in tutto il paese. Nei giorni nostri, a Tijuana, il miglior agente del BPRD, Hellboy, uccide accidentalmente un suo collega, trasformato in un vampiro il quale gli rivela in punto di morte che la fine sta arrivando. Hellboy viene riportato al BPRD in Colorado e inviato dal capo Trevor Brattenholm, suo padre umano adottivo, in Inghilterra per assistere alla caccia di tre giganti del Club Osiride. Arrivato lì, Hellboy viene informato dalla veggente del club, Lady Hutton, che durante la Seconda Guerra Mondiale è stato evocato dallo stregone Grigori Rasputin per un progetto nazista noto come Ragnarok. Una volta scoperti, però, gli alleati li hanno fermati, assieme al cacciatore di nazisti Lobster Johnson e il giovane Brattenholm, che lo ha adottato quando in realtà avrebbe dovuto ucciderlo. Questo provocò a lui, ad Hutton e ad alcuni membri dell'Osiride un invecchiamento ritardato, motivo per la quale non sono più cambiati. Nel frattempo, il Gruagach, un feroce mostro dalle fattezze di un cinghiale, recupera alcuni dei resti di Nimue. Durante la caccia, Hellboy viene tradito e quasi ucciso dai cacciatori prima che questi subiscano un'imboscata da parte dei giganti. A malapena cosciente, Hellboy riesce a sconfiggere i tre giganti per poi svenire e risvegliarsi nell'appartamento di una ragazza che riconosce come Alice Monaghan, a cui aveva salvato la vita da bambina. Le fate la sostituirono con un piccolo Gruagach, che però il demone rosso smascherò e lo obbligò a riportare la bambina dopo averlo toccato col ferro che per lui è letale. Improvvisamente arriva una squadra SWAT per recuperare Hellboy. Brattenholm comunica che qualcuno sta recuperando i resti di Nimue e l'ultimo pezzo si trova all'Osiris Club. Hellboy viene presentato all'agente dell'M11 Ben Daimio ed insieme ad Alice raggiungono il club. Trovando tutti massacrati, Alice, che è una medium, evoca lo spirito di Hutton, la quale rivela che Nimue cerca Hellboy per provocare l'apocalisse. Intanto il Gruagach, con l'aiuto della terribile strega Baba Yaga, la sua mandante, fa risorgere Nimue, dopo aver recuperato l'ultimo pezzo. Daimyo li porta al quartier generale dell'M11 e, dopo una discussione con Brattenholm sulla sua adozione, dove Hellboy ritiene che questa guerra tra uomini e mostri è colpa anche dei primi ed è insensata, il demone viene trasportato magicamente nella casa di Baba Yaga. Hellboy fa un patto con la strega, un suo occhio per sapere dove si trova Nimue, ma dopo aver rinnegato l'accordo, Baba Yaga lo maledice e lo caccia via. Il gruppo si dirige sul posto. Durante il viaggio, Daimyo rivela come si procurò le cicatrici che ha in volto. La sua squadra in una missione nella giungla fu massacrata da una bestia e lui fu l'unico sopravvissuto. Nimue recupera il suo sangue dall'albero in cui fu trapassata prima della decapitazione. Hellboy e gli altri lottano contro alcuni non morti ed Alice scopre di poterli esorcizzare. Il demone la raggiunge e le dice che non è sua nemica per poi avvelenare Alice e fuggire con Gruagach. L'unico che può salvare Alice è Mago Merlino. Hellboy e Daimyo trovano il corpo ancora in vita del mago che rivela ad Hellboy di essere un discendente di Re Artù, essendo sua madre umana portata all'inferno da suo padre, un demone. Quando gli viene offerto Excalibur, l'unica arma che può ferire Nimue, Hellboy la rifiuta sconvolto dopo una visione di se stesso che causa l'apocalisse. Il trio torna a Londra per trovare il personale M11 morto e Brattenholm scomparso. Seguono Nimue fino alla cattedrale di St. Paul, dove Hellboy combatte un Gruagach potenziato aiutato da Daimyo sotto forma di un giaguaro mannaro. L'uomo ha sempre usato delle fiale per fermare il processo da quando l'hanno incontrato. Nimue uccide a tradimento Gruagach e porta Hellboy nella tomba nascosta di Re Artù che contiene Excalibur. Hellboy inizialmente rifiuta la spada, ma la estrae quando la strega uccide Brattenholm. La rimozione della spada apre un portale per l'inferno da cui emergono i demoni che attaccano Londra.
Daimyo, tornato umano, decide di uccidere il demone con uno speciale proiettile sacro. Ma Elis evoca lo spirito di Brattenholm per dissuadere Hellboy che, tornato in sé, decapita Nimue, gettando la testa nel portale delle fiamme dell'inferno che si chiude subito dopo. Hellboy ha un'ultima discussione col padre, che lo ringrazia di averlo reso un uomo migliore, di scegliere il proprio destino e di chiudere pacificamente la guerra tra uomini e mostri, mentre Daimyo distrugge il proiettile avendo capito di potersi fidare di lui. 6 mesi dopo il trio fa irruzione in una setta dove trovano un serbatoio d'acqua contenente una creatura chiamata Ichthyosapien. Hellboy è consolato nella tomba di Brattenholm dal fantasma del suo eroe preferito Lobster Johnson. Baba Yaga arruola una misteriosa figura e brama vendetta contro Hellboy. Se questo video ti è piaciuto, iscriviti al canale per restare sempre aggiornato sui nuovi contenuti.